Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ben arrivati e buona domenica. La cosa che c'è una cosa che mi piace e qualcuno andrebbe avanti con si chiama Mondo come la canzone di Cremonini, ma una cosa che mi piace è che a volte si arriva qua la domenica avendo già un'idea più o meno di quello che succederà. E allora ti prepari per una domenica come tante, no? Ti prepari, arrivi qua e dici ok, ci sarà il culto, così. E poi puntualmente, perché comunque lo spirito lavora e lavora nel cuore di persone ben specifiche che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro dedizione al Signore, le cose cambiano, le cose si modificano, le cose prendono una piega diversa. Quindi è bello potervi dire che stamattina le cose saranno un po' diverse, saranno un po' particolari, faremo una lode un pochino più ridotta e lasceremo molto spazio a Umberto e Simone, che avranno veramente tanto da dirci con tutto quello che ne consegue, tutte le persone che sono con loro. Quindi vi invito veramente ad abbandonarvi allo spirito stamattina, a cercare veramente di essere ben disposti e essere più che uniti uno con l'altro, sapendo che la meta è il Signore, sapendo che la meta è il messaggio che ci vuole dare, attraverso Umberto e Simone e a tutti i bambini che avremo stamattina. Cominciamo con l'inno 103.
qua è un inno che tutte le volte che lo suono, che lo canto, mi viene in mente un po' le estati passate al... No, non questo qua, no? Allora no, non è questo, scusate. No, questo qua non mi ricorda le estati passate ai campi, però quello dopo che canteremo sicuramente ve le ricorderà anche a voi. A volte è bello spolverare anche inni cantate Brugnato a Prevernara o a Poggio. Il capo e il re di gloria entrerà, i vostri occhi alzate verso il re, levate a lui la voce, aprite il cuore al suo amore e date a lui la lode, la forza e l'onore. Gesù il Signor, Gesù è re dei re, Signore dei signori, Gesù è il vincitore che ci salverà, egli è re dei re sopra la terra. Gesù è re dei re, Signore dei signori, egli ritornerà, Gesù è il redentore che ci salverà. Gesù è il Redentore che ci salverà.
Pronto? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Il microfono. Un secondo. Ho perso il microfono. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi, come potete vedere voi stessi, avremo una cosa che non si è mai vista. Perché i bambini, quelli che fanno parte del gruppo GEM, ci daranno una mano a portare il messaggio di oggi. E quindi, come di nuovo sarà facile immaginare, il presentazione, PowerPoint, ok? Il nostro messaggio di oggi parlerà, that's my fault, qualche problema tecnico che non avevamo. No. Quasi. No. Ok. Oggi parliamo dei bambini. Ok. Insieme ai monitori e coi bambini abbiamo pensato a come si poteva sviluppare questo messaggio, e sarete molto felici di sapere che una grossa parte del messaggio ce l'hanno suggerita loro, tutti equamente nella loro parte hanno partecipato, e quindi è giusto che loro ci aiutino a portarlo. Prima di cominciare, il nostro legale ci ha detto che nessun bambino è stato picchiato, sfruttato, corrotto con dolci e altre cose. A posto? A posto. Ok. Allora, prima di tutto chiedo a Linda di... No, scusate, chiedo ad Agata. Sono quattro, quindi è complicato. Chiedo ad Agata di leggere il versetto da cui partiremo oggi. Questo qua è il versetto, diciamo, più famoso da cui, diciamo, quando si parla di bambini viene subito in mente, e quindi secondo noi era giusto leggerlo, non perché non lo conosciate, ma perché comunque averlo in mente non fa mai male. Ok? Quindi vai. Matteo 12:1-6. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettata in fondo al mare. Grazie. Ok, versetti davvero, davvero interessanti, che sostanzialmente ci dicono che per andare nel regno dei cieli dobbiamo assomigliare ai bambini. E quindi, ok, può sembrare semplice, ma noi ci siamo detti, monitori, bambini, sì, ma che cosa vuol dire assomigliare ai bambini? Cioè, non è che posso, da adulto, età quale ho, non posso, magari, mi piacerebbe potermi comportare come un bambino, ma purtroppo ci sono cose diverse. Quindi, sempre insieme ai monitori, e ripeto, grazie all'aiuto loro, perché abbiamo imparato veramente tanto chiedendo a loro, abbiamo pensato a quattro punti. Quattro punti che sono la vita, l'uso della lingua, la preghiera e il rapporto con Dio. In questi quattro punti lo sforzo principale è stato chiedere a loro che cosa ne pensavano della vita, che cosa ne pensavano dell'uso della lingua, la preghiera, il rapporto con Dio. E da quello che loro hanno risposto, cercare di immaginare come noi adulti approcciamo a questi quattro punti. E proprio dalle differenze e anche dai punti in comune, perché non è detto che non ci possano essere punti in comune, e anzi, vi accorgerete che ce ne sono molti,
abbiamo cercato di prendere un piccolo insegnamento per ciascuno di questi quattro punti. Quindi, andando al punto numero uno, il punto numero uno è la vita. Quindi, la differenza fra come approccia una vita il bambino, i bambini, e come l'approccia un adulto. Per questo ho bisogno di Linda. Linda, la tua giornata tipo? Io mi alzo alle 7:15, faccio colazione con pane e Nutella, poi... Iniziata, eh? Bene, bene. Mi lavo i denti, la faccia, mi vesto e vado a scuola con mio papà e poi torno a casa, sempre con mio papà, e mangio di solito la pasta e poi studio. Faccio sport, quindi vado a ginnastica artistica. E che tra l'altro mi dicono che sei anche molto brava, tra l'altro, quindi ok. Poi, andiamo avanti. Ceno e guardo la TV oppure gioco e poi vado a dormire alle 10. Ok, quindi questa è più o meno la giornata tipo. Pronti? Penso che qua siamo tutti d'accordo nel dire sì, puoi saltare, puoi fare tutto il resto, però magari ginnastica artistica no. Sì, sì, ma quello è la ginnastica, no, ma capisco, perché infatti anche noi poi, come vedremo, come si comporta un adulto, la parte di sport l'abbiamo evitata, ma non perché non si faccia, perché comunque ognuno la fa a suo modo, ecco, diciamo. Ok, quindi questa qui è più o meno la giornata tipo di un bambino. Poi è chiaro che ognuno fa sport in momenti diversi, però fondamentalmente questi sono gli impegni di un bambino in una giornata. Diversi gli adulti. Cioè, che cosa fa un adulto durante la sua giornata? Un adulto si sveglia, si alza, generalmente fa colazione, ma se ha dei figli prepara prima la colazione e poi fa colazione insieme ai suoi figli. Poi si lava, si veste, se genitore bisogna portarli a scuola, quindi diciamo generalmente si occupa dei figli, poi va a lavorare, dopo essere andato a lavorare va a casa e mangia o prepara da mangiare, perché se ci sono altre persone di cui occuparsi bisogna anche preparare da mangiare, poi si torna a lavorare, si va a fare la spesa, si cena, la sera TV, serie TV, film, con o senza bambini, dipende se si è genitori o meno, e poi si va a dormire. Quindi, da queste due giornate tipo, di bambini o adulti, non so voi, io vedo un sacco di punti in comune, specialmente nella, diciamo, mattina, no? Ma anche pomeriggio, insomma, la sera si guarda il film, si va a dormire, ci si alza, comunque si fa colazione, ecco. Quindi punti in comune ce ne sono molti. Però quello che mi è piaciuto trovare, cioè che ho trovato molto interessante, sono le differenze. Cioè, i bambini fanno colazione, gli adulti la preparano e poi la fanno. Vanno a scuola, i bambini vanno a scuola, gli adulti vanno a lavorare. Quindi sono differenze che ho diviso sostanzialmente in due. Gli adulti generalmente devono occuparsi, hanno altre persone di cui occuparsi, che quindi purtroppo per gli adulti non è sufficiente occuparsi di se stessi, cosa che invece per i bambini possono permettersi di fare. Ma l'adulto deve necessariamente occuparsi anche di altre persone, delle persone che gli stanno intorno. Il secondo punto di differenza, che secondo me era molto, molto, secondo noi era molto, molto interessante, è la differenza fra scuola e lavoro. Può sembrare banale, però per diversi anni della mia vita, mio papà mi ha sempre detto che la scuola è il mio lavoro. Cioè, il suo lavoro era andare a lavorare, portare a casa i soldi, mantenere la famiglia, o comunque fare in modo che a noi figli non mancasse niente. Il mio lavoro era andare a scuola e portare a casa dei buoni voti. Non importa che fossero eccelsi, non dovevo essere il migliore della classe, però dovevo portare a casa dei buoni voti, ok? E non vi nascondo che per determinate materie è stato veramente difficile. Mi sono impegnato tanto. In alcuni non ce l'ho mai fatta, nonostante abbia studiato come un disperato, ma va bene lo stesso. Tanto ormai è finita, quindi. Quindi ormai quello che è stato, cioè, segnata a libretto e tanti saluti. Quindi, però,
quello che ho trovato davvero, davvero formativo è il fatto che per ogni età esistono le proprie difficoltà, il proprio grado di difficoltà nel fare qualcosa. E quindi sarebbe veramente ingiusto pensare che un adulto abbia una vita più difficile di un bambino, o che il bambino, nell'affrontare le proprie difficoltà, debba riuscire ad affrontarle perché è un bambino, perché le sue difficoltà sono semplici. Ma non è così, perché per ciascuno esiste qualcosa di difficile, qualcosa di devo impegnarmi, devo farcela. Per l'adulto è lavorare, essere un bravo genitore, impegnarsi, tante cose. Per il bambino è andare bene a scuola, essere bravo nello sport, diciamo tutte queste cose qua. E quindi quello che noi possiamo cercare di portarci a casa da questo punto uno della vita è che le difficoltà le hanno sia gli adulti che i bambini, però la semplicità e la purezza che hanno i bambini nell'approcciare il loro problema è una cosa che gli adulti spesso non hanno, perché gli adulti sono sempre concentrati al ma questo, cioè se troviamo qualcosa di semplice, generalmente immaginiamo che ci deve essere un trabocchetto sotto, perché siamo abituati che c'è sempre un problema dietro l'altro. E invece tante volte non è così, tante volte se noi pensiamo in maniera semplice, come fanno i bambini, probabilmente determinate difficoltà passano, perché alcune cose sono alcune difficoltà ci sono e sono incontrastabili, però altre invece sono semplici. E noi dobbiamo ricordarci del purezza e semplicità che utilizzano loro per risolvere i loro problemi. Dopodiché passiamo al punto 2, che è l'uso della lingua. Va bene, allora io vi parlo dell'uso della lingua con le differenze e similitudini tra gli adulti e i bambini, e leggerò il terzo capitolo di Giacomo, che inizia dicendo: fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo di tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dunque vuole il timoniere. Adesso Elena ci leggerà i versetti 5 e 6. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Passa com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, dà fuoco al ciclo della vita. Ok, di questo versetto vorrei sottolineare come Giacomo paragona la lingua a un piccolo fuoco che può incendiare una grande foresta. Per noi cosa vuol dire? Vuol dire che basta una piccola parola, innocentemente anche detta, per creare problemi, magari rovinare amicizie, non parlare più con un parente e magari esperienze personali che sono capitate a molte persone. Poi nei prossimi due versetti, che ci leggerà Linda, fa un altro paragone. A Linda. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è pieno di veleno mortale. In questi due versetti Giacomo paragona la lingua a un animale che nessuno può domare. Quante volte ci è capitato di non riuscire a domare la lingua, dire qualcosa, dire sarebbe stato meglio che non l'avessi detto, però ormai l'hai detto, il danno è fatto. Quindi in questi due versetti ci mettono allarme come pensare prima di dire qualcosa, che una volta detta è molto complicato tornare indietro. Infine, ultimi quattro versetti che ci leggerà Greta. Con essa benediciamo il Signore e Padre,
e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. E qui arriva per me la mazzata finale, che sto anche usando nel versetto 11, che dice: la sorgente forse dalla la sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro. Cioè, come possiamo noi, con la stessa bocca con cui lodiamo Dio fino a 10 minuti fa, dire tutto quello che diciamo quotidianamente o volontariamente o involontariamente? Quando ho letto questi versetti ho pensato: sono un ipocrita. Cioè, come posso lodare Dio, bello, chiesa, prego, faccio, e poi mi scappa quella parola non detta o quella parola, quel pensiero, perché a volte bastano anche i pensieri senza dirle. Quindi facciamoci un'analisi di autocoscienza. E ci è mai capitato di usare la lingua a sproposito? Agata, ti è mai capitato di usare la lingua a sproposito? Agata, ti è mai capitato di usare la lingua a sproposito? Agata? Luca. Agata? Agata! Mi è capitato, ad esempio, quando litigo con una mia amica, poi mi arrabbio con lei e dico magari anche alle sue spalle delle cose brutte su di lei, però quando abbiamo fatto pace e abbiamo chiarito, capisco che quelle cose che ho detto poi non le pensavo veramente, era per ferirla, per dire. Ok. E noi che siamo più adulti, ci è mai capitato? Parlo per me, per dire, in strada, quando qualcuno ti taglia la strada, non dici per dindirindina, mannaggia, potevo rallentare. Diciamo che qualcosa ti scappa. Oppure quando sei ancora al supermercato, arriva quello con una bottiglia di latte che ti passa davanti. Diciamo che gentilmente dici scusi, può far la coda. Però nel nostro pensiero, almeno personalmente, penso tutt'altro. Onestamente penso completamente l'esatto opposto. E gli esempi ci sono una marea, più personali, meno personali, più generici. Quante volte anche con adesso, ultimamente, quest'ultimo anno, pro vaccino, no vaccino, quante ne abbiamo sentite di chi magari usa i social un po' più, insulti pesanti anche tra parenti, ecco tu, e famiglie rovinate per questioni molto banali, semplicemente che tu la pensi in un modo, io nell'altro. Se potremmo essere amici come prima, e invece no, io mi impunto, lo dico, famiglie rovinate. Quindi, quali sono le differenze in punti comuni? I punti comuni, abbiamo detto io e Agata, ci scappa la lingua, fai il danno, però la differenza è che magari un bambino si dice sempre, sono la bocca della verità. Perché il bambino è senza filtri, gli scappa, poi fanno pace. Mi capitava sempre da bambino, tipo età di Luca, litigavo con qualcuno, dopo 2 minuti è già subito a giocare. Perché litighi, ah scusa, vuoi essere ancora mio amico? Sì, a posto. Non è successo niente, è fatto. Per gli adulti è molto complicato, perché uno, quello che diciamo, tendenzialmente è più consapevole, anche a volte fatto apposta a ferire qualcuno, perché questa cosa qui mi sta qua, allora te la dico, e poi dici scusa non volevo, però intanto l'hai fatto, l'hai detto, l'hai pensato, e quindi è molto complicato. Quindi il punto e il messaggio che voglio passare è: siamo un po' più, ricordiamoci, eravamo da bambini, siamo più innocenti senza filtri, siamo più buoni e gentili, invece di dire la cosa magari con più o meno intenzionalmente perché magari ci scappava. Come, passando al terzo punto, vedo che cos'è la preghiera per noi. Elena, per te che cos'è la preghiera? La preghiera per me è importantissima, una specie di liberazione. È il momento per parlare con Gesù. Quando mi trovo in difficoltà, posso pregarlo e so che lui mi ascolta.
Quindi per Elena la preghiera è liberazione, momento per parlare con Dio, certezza che Lui ci ascolta senza pregiudizi. A me ha colpito molto la parola liberazione, perché tu quando sei, preghi con Dio, stai un momento intimo con Dio, è un po' un momento libero in cui sei solamente con Lui, sei libero, fai quello che vuoi, pensi quello che vuoi, dici quello che vuoi, è un momento di comunione personale con Dio. Ma per noi adulti che cos'è? Anche per me può essere liberazione, momento per parlare con Dio, certezza che Lui ci ascolta. Però pensandoci bene ho detto sì, questi sono gli aspetti negativi, però come sappiamo il nostro rapporto con Dio nella preghiera non è sempre rose e fiori, ci sono anche dei momenti un po' più difficoltà. E molto spesso è capitato che Dio fosse un'ultima spiaggia, o a volte pregare fosse capitato di essere una cosa noiosa. Assurdo dirlo, lo ammetto, mi è capitato. Ma per ultima spiaggia cosa intendo? Ma un esempio mio personale, qualche anno fa, 8 anni fa, quando mi ruppi il ginocchio, rotto crociato, ok, devi fare l'operazione. Chiamo l'ortopedico, senti gli amici cosa ti dicono, ma cosa posso fare, a che punto c'è un'operazione, ma che cos'è, cosa mi consigli, di usare le stampelle, il tutore, fa male, non fa male, anche avevo 15 anni, quindi, ma poi con il nuoto cosa devo fare, posso continuare? Mille e mille preoccupazioni. Qualche ora prima dell'operazione, ero in camera da solo, dicevo, boh, cosa fai, l'ultima spiaggia, boh, prego, sicuramente Dio sa cosa fare. Poi ovviamente l'operazione è andata bene, forse grazie anche alla mia preghiera, però sicuramente grazie alle 150 persone che in un mese hanno pregato per me. E quindi ripensando alla preghiera mi è capitato che fosse l'ultima spiaggia. Quando si dice peggio di così non può andare, allora prego, tanto Lui fa tutto, però e questo qui mi è capitato. Al contrario, tutto quello che ho appena detto, come potete ben capire, è un comportamento sbagliato. Perché la preghiera deve essere una cosa attiva, deve essere come fosse un rapporto con Dio, deve essere come un nostro miglior amico, il nostro fidanzato, il nostro marito e moglie, che quando hai una difficoltà o una gioia, non vedi l'ora di potergliela raccontare. Dici, sai, mi è capitato questo, inizio a raccontare, poi no, guarda, ho un problema, non ce la faccio, aiutami tu. Poi ovviamente Dio sa tutto, però il nostro rapporto, che è anche quello che poi abbiamo parlato con loro durante una lezione che abbiamo fatto in scuola domenicale e dalla quale abbiamo tratto anche queste bellissime risposte, è che il rapporto con Dio in preghiera deve essere come fosse essere innamorati di Gesù, ovvero tutto ciò che riguarda noi deve essere una condivisione con Dio, perché se tu hai dei segreti o appunto è la nostra ultima spiaggia, che rapporto è? Quando vai da tuo marito o tuo migliore amico, fidanzato, a seconda delle varie età che abbiamo, non è che vai lì quando hai provato a sentire il consiglio di tutti, dici boh, chiedo a lui. A me personalmente quando ho un problema vado genitori, amici, però non è che sono le ultime spiagge, sono il primo posto che so che di loro mi posso fidare ciecamente. Stesso discorso deve essere con Dio. E ricollegandomi anche al punto di prima sull'uso della lingua, più il nostro rapporto è intimo con Dio, più si riflette la nostra vita. Di conseguenza, anche nell'uso della lingua, nella vita e successivamente il rapporto con Dio che ci spiegherà Umberto, si vede la differenza e la presenza di Dio in noi. E vi lascio con l'ultimo punto. Ah no, non è vero, dimenticavo. Ah sì, che è quello che ho appena detto, che la preghiera è la protezione contro gli attacchi di Satana, perché tutte queste cose negative che vi ho appena spiegato ovviamente non vengono da Dio, vengono da Satana, che cerca di mettere lo zampino del ma di questa quella persona, oppure ma non ti preoccupare di Dio, scusa, non ti preoccupare di Dio, tanto hai il tuo amico, hai tuo marito, perché cerca di sviarci da quello che deve essere il nostro rapporto con Dio. Quindi più il nostro rapporto con Dio è intimo, da innamorati, amici e quant'altro, più ci protegge da tutte le cose sbagliate e negative che vi ho appena detto e che per ognuno di noi singolarmente ha provato nel corso della vostra vita.
e vi lascio stavolta davvero con il rapporto con Dio. Ok, allora devo confessarvi che quando siamo arrivati a questo punto qua e ho realizzato che ci avrei dovuto pensare io, ho detto ma no, cioè, non intendo farlo, perché è molto difficile, molto sottile ciò che è il rapporto con Dio, perché davvero ognuno ha il proprio rapporto personale, ognuno interpreta quelli che sono le risposte alle domande di Dio come vuole, e quindi il rischio di banalizzare era alto. E voglio raccontarvi una cosa simpatica. All'inizio, quando siamo arrivati a questo punto, abbiamo detto ok, bambini contro adulti, ma com'è il rapporto con Dio? Rapporto con Dio dei bambini. Io ho pensato, sono spremuto il cervello, ho detto ma come sarà, come non sarà. Alla fine sono arrivato e ho scritto una frase che, però in realtà forse erano anche due o tre, che in questo momento preciso mi pento di aver cancellato dai miei appunti, perché se io ve la leggessi e dopodiché facessi leggere a Greta quello che sta per leggere, vi rendereste conto che non ho capito niente. Ma niente, proprio niente. Che è esattamente il motivo per cui loro sono bambini e noi siamo adulti. È esattamente questo. E infatti mi dispiace averla cancellata. Non ce l'ho neanche nel computer, tra l'altro, quindi purtroppo è persa, per vostra fortuna, perché sennò sarebbe abbastanza complicata. La risposta che sta per leggere Greta è una risposta che, per fortuna, in un momento di lucidità estrema, abbiamo chiesto a ciascun bambino di scrivere due righe su com'era il loro rapporto con Dio, come dovrebbe essere. Dopodiché, con due valorosissime volontarie, domenica scorsa ci siamo messi lì e abbiamo scritto quello che adesso Greta legge, che è l'insieme di tutte le loro risposte unite in una frase che avesse più o meno un senso compiuto. Cioè abbiamo fatto il nostro meglio, però sono state delle valorosissime aiutanti. Vai Greta. Il rapporto con Dio dovrebbe essere quotidiano, coinvolgendolo in tutti gli aspetti della nostra vita. Lui vuole che lottiamo per quello che è giusto e che preghiamo per avere un rapporto più stretto con Lui. La sera, quando faccio la preghiera, mi accorgo sempre di quello che ha fatto per me durante la giornata. Tutto questo è meraviglioso. Ok. Vi do 2 minuti per attutire il colpo. Ok? E se siete d'accordo, ve lo rileggo. Perché magari non ci siamo, non avete colto tutto. Il rapporto con Dio dovrebbe essere quotidiano, coinvolgendolo in tutti gli aspetti della nostra vita. Lui vuole che lottiamo per quello che è giusto e che preghiamo per avere un rapporto più stretto con Lui. La sera, quando faccio la preghiera, mi accorgo sempre di quello che ha fatto per me durante la giornata. Tutto questo è meraviglioso. Ok, bene. Ottimo, il mio rapporto con Dio non è sempre quotidiano, e quindi già punto 1, non ci siamo. Non sempre lo coinvolgo in tutti gli aspetti della mia vita, nonostante mi sforzi di farlo, e già punto 2, sbagliato. Magari posso anche lottare per quello che è giusto, ma non sempre, a volte lotto anche per quello che è sbagliato. Punto 3, di nuovo non ci siamo. Preghiamo, potrei fare decisamente meglio. E siamo a 0 su 4. E poi, ok, vabbè, la sera, cioè accorgersi di quello che ha fatto per me la giornata, questo qua è uno schiaffo da KO. E quindi siamo a 0 su 5. Questo sono io. Non so voi, poi magari c'è chi fa 1, chi fa 2. Non mi interessa. Tanto non è una gara chi arriva prima. Però per farvi capire come con 5 parole semplici hanno riassunto una cosa che è veramente profonda, è veramente difficile da
avere nella nostra vita tutti i giorni. È veramente difficile fermarsi un attimo e dire, ok, ma com'è il mio rapporto con Dio? No? Specialmente per, non lo so, me che sono nato in questa chiesa, frequento da sempre questa chiesa, forse non è vero, forse un anno nell'altra, forse uno o due anni, ma comunque da quando mi ricordo frequento questa chiesa. Quindi dovrei essere abituato a sentire parlare di Dio, di Gesù, del rapporto con Dio. E invece non, però, nonostante questo non ho un rapporto del genere, non ho un rapporto così profondo, così puro come hanno loro. E anzi, vi dirò di più che il mio rapporto certe volte non solo non è così, ma è molto peggio. Perché io delle volte sono arrabbiato con Dio. Molte volte sono arrabbiato con Dio. Perché non capisco perché determinate cose che succedono intorno a me accadano. O non le accetto, non condivido quello che Dio ha scelto per me. Quindi non solo rimango fermo, ma determinate volte vado indietro, peggioro rispetto a prima. E sono abbastanza convinto che succeda anche ad altre persone. Succeda ogni tanto di dimenticarsi di Dio. Ma io sono arrabbiato, ma io non, al momento non mi è piaciuta l'ultima risposta che mi ha dato Dio. Io no, questa volta me la cavo da solo. No, quella persona a cui io tenevo tanto non c'è più, è stata male, continua a stare male, non guarisce, no, Dio in questo momento non mi vuole bene. Io vi confesso che mi è successo di pensarci e me ne vergogno immensamente, però ragazzi, se non fossi sincero sarebbe inutile venire qua e leggervi queste risposte così belle. Quindi succede di dimenticarsi di Dio, o meglio, come ha detto Simone, molto bene, è facile cercarlo quando è l'ultima spiaggia. Quando le cose vanno bene, ma sì, andiamo avanti, vento in poppa, magari sì, comunque si prega, si ha un rapporto con Dio, ma è un pochino più, si rischia che sia più superficiale. Diventa estremamente profondo, continuo, disperato quando le cose non vanno bene. Allora lì sì che l'ultima spiaggia, no? Ci aggrappiamo alle vesti di Dio e di Gesù, per favore aiutami, liberami da questa cosa, perché io non ce la faccio. Giusto? Perché Dio fa anche queste cose, però sarebbe più corretto avere un rapporto continuato, un rapporto diverso, non sapere che lui è comunque il nostro salvatore, ma non è detto che le nostre cose umane abbiano lo stesso peso che hanno per lui. Per noi una cosa può essere importantissima, fondamentale, per lui è una cosa non così rilevante, perché lui ha una visione molto più di insieme, molto più ampia rispetto alla nostra. Ed è proprio per questo, perché noi non comprendiamo determinate scelte che Dio fa per noi, nelle nostre vite. E quindi, quando poi mi trovo nella difficoltà o mi trovo in un momento di lucidità, mi dico, però io adesso avrei bisogno di Dio. Cosa facciamo? Però ero arrabbiato, però gli ho detto che non ero d'accordo con la sua scelta. E quindi questo crea soggezione. Siamo arrabbiati, soggezione, vergogna. No, ma io ho detto quelle cose a Dio, ma non l'ho detto, le ho pensate veramente. Aia. È molto difficile tornare sui propri passi, specialmente quando si è adulti, no? Perché più si cresce, più i rapporti si complicano. Da bambino, la litigata più grossa della mia vita, mamma e papà, correggetemi se sbaglio, con un mio amico sarà durata 3 giorni, 4 giorni, non di più. Poi si fa pace, si parla, si confessano quali erano le reali intenzioni dietro e si fa pace. E si torna a essere amici esattamente come la prima. Da adulti ci sono famiglie, persone che non si parlano e probabilmente non si parleranno più, per molto meno, per cose estremamente più semplici, ma c'è l'orgoglio dietro, no, c'è l'esperienza, e allora io devo essere superiore, io ho accumulato esperienze negli anni, quindi con quella persona lì non parlo più. Bene, in questi casi da perderci ci abbiamo solo noi, perché comunque se quella persona si andava d'accordo, un motivo probabilmente c'era. E quindi con Dio
cui abbiamo parlato degli rapporti umani, con Dio il rapporto si può complicare, ok? Da adulti il rapporto con Dio è più complicato. Ma vorrei essere molto molto specifico e preciso nel dire che non si complica per colpa sua. Perché noi adulti abbiamo la presunzione di sapere che cosa sia giusto per noi, che cosa sarebbe sufficiente per renderci felici. Magari è una felicità rapida, che poi va via, però per noi, a noi basta quello, quando in realtà Dio non è interessato alla nostra felicità nei prossimi 5 minuti, Dio è molto più interessato più avanti, molto più avanti. E quindi, come vi dicevo, lo schiaffo veramente forte che ho sentito sulla mia pelle quando ho scritto queste parole è stato rendermi conto che più si cresce e più si ha la presunzione davvero di sapere che cosa sia giusto, quando in realtà non è vero, non è vero. Se il rapporto con Dio è complicato, siamo noi che lo stiamo complicando, siamo noi che mettiamo di mezzo i nostri sentimenti, le nostre esperienze, i nostri pensieri per renderlo difficile. Perché in realtà il rapporto con Dio è semplice. Il rapporto con Dio è quello che ci hanno raccontato loro. Quotidianità, sincerità, preghiera, ricordarsi di quello che ha fatto per noi, lottare per quello che è giusto, però quello che è giusto per Dio, non per noi. Che questa è la differenza fondamentale. Loro non hanno la presunzione di sapere che cosa è giusto. Loro si fidano dei genitori e di Dio. Però Dio è nostro padre. Quindi noi da adulti non ci fidiamo più di nostro padre, non ci fidiamo dei nostri genitori. Invece non è un comportamento giusto. Non è un comportamento giusto. Bisogna avere più fiducia e fare esattamente come fanno loro, che si fidano. Perché loro non si pongono, non hanno il dubbio che loro papà, quando li prende, li porta a scuola, non li porti a scuola. Loro hanno fiducia nel fatto che andranno a scuola, con papà, con la mamma, insomma, che andranno a scuola, ok? Ed è una cosa semplice, però anche nelle cose semplici, perché loro sono semplici, che non vuol dire che non capiscono, fanno le cose semplici perché loro sono semplici, hanno questo approccio che è quello che dovremmo avere noi. Quindi cerchiamo, quando approcciamo il nostro rapporto con Dio, a rimanere semplici, perché è così che Lui ci vuole. Lui non ha bisogno di, diciamo, un linguaggio super difficile, ricercato. No, semplice. Ho un problema, ho una cosa bella che mi dà soddisfazione da raccontare, la racconto anche a Dio. Lo rendo partecipe della mia vita, esattamente come fanno loro. E quindi, se ci avviamo verso la conclusione, dal punto di vista spirituale, facciamo un percorso, ok? Non è necessario, dal punto di vista spirituale, per fare il primo passo, essere i più forti, i più intelligenti, i più preparati, essere quelli che spaccano il mondo. Non è necessario, perché per entrare nel regno dei cieli, basta essere sicuri, avere la certezza che Gesù è il nostro personale salvatore e Dio è il nostro Dio. Punto. Questo qui è ciò che dà la certezza che noi saremo salvati. Punto. Quindi questo è il primo passo da fare. Siamo convinti di questo? Perfetto, splendido. Non bisogna essere i migliori. Bisogna avere questa convinzione. Dopodiché bisogna ricordarsi che prima di essere adulti noi eravamo bambini, tutti siamo stati bambini, e anche noi, in quanto bambini, abbiamo avuto un approccio semplice e genuino alle cose, ai problemi, alla vita e a tutti i punti che abbiamo elencato prima. Noi l'abbiamo avuto per forza, perché loro sono dei bambini cresciuti in chiesa, ma il loro approccio non è verso le cose di chiesa, il loro approccio è verso la vita, verso quello che sta fuori, e quindi è proprio il loro modo di comportarsi. Dopo esserci ricordati
di come loro, di come noi ci siamo comportati in maniera semplice, come lo fanno loro, allora lì sì che bisogna fare esperienza di come eravamo, di come vorremmo essere, e allora lì guardiamo il presente, guardiamo il futuro, e lì sì che bisogna essere i più forti, i più intelligenti, per fare in modo di compiere il volere di Dio. In quel fatto specifico di compiere il volere di Dio, lì dobbiamo cercare di essere i più bravi, i più forti, i più preparati, perché, come vi ho detto prima, Dio sa che cosa vogliamo, non siamo noi che lo sappiamo, Lui lo sa, e quindi noi dobbiamo fidarci di Lui. E quindi, in ultimo, come conclusione del nostro messaggio di oggi, i bambini sono un monito di come dovremmo essere per stare il più vicino possibile a Dio. Questo l'ho messo in rosso perché secondo me era importante ricordarsi di quello che loro oggi ci hanno letto, hanno raccontato e di come sono. Ok? Basta. Questo era il nostro messaggio e noi vi ringraziamo, perché è stata una cosa veramente, veramente, veramente divertente, difficile, ma che ci ha arricchito molto, e siamo convinti che abbiamo creato ancora qualcosa di speciale con questa classe, che davvero ci dà tantissime soddisfazioni, perché venire qui davanti, davanti a tutti voi, e leggere col sorriso, il sorriso non lo vedete, però io lo so che c'è, perché gli occhietti si stringono. Però venire qui davanti, davanti a tutti voi, e fare quello che hanno fatto loro, non è una cosa semplice. E quindi grazie. Noi siete liberi. Potete andare. Bravi. Ok. Andate. Andate. Dove volete andare? C'è una stanza. Ok. Ok. Siamo arrivati a un altro momento veramente importante del nostro culto di oggi, che è la Santa Cena. Lo ripetiamo da diverso tempo, che a noi piace essere una chiesa aperta e diversa, no? Perché ci piace essere così, e quindi, come è stato detto altre volte, per poter partecipare alla Santa Cena bisogna avere la convinzione che Gesù sia il nostro personale salvatore. Noi, se noi possiamo dichiarare con certezza che è così, è giusto essere invitati alla Cena del Signore. Perché se noi torniamo indietro e ci ricordiamo quello che abbiamo detto oggi, noi siamo convinti che Gesù sia nel nostro cuore, possiamo partecipare alla Santa Cena. Ok. In realtà ho tolto quella foto lì perché avevo dei capelli orribili, sappiatelo. Non è che ho trovato la scusa del rimettere le conclusioni di prima per togliere la foto.
pezzettino di pane che tenete in mano è quello che ci ricorda che Gesù è morto sulla croce per noi, per ognuno di noi, perché ci amava e ci ha salvato. Allo stesso modo, il vino, il sangue, Gesù ha sparso per tutti noi, in modo tale che noi potessimo essere salvati, noi lo stiamo bevendo per ricordarci di questo sacrificio. Ok. E quindi come dei bambini vogliamo dire: Signore, vengo a te, rinnova, cambia il mio cuore, che se ci pensiamo non è esattamente una cosa immediata, ma diciamola con lo spirito di un bambino: cambia il mio cuore, perché ho trovato la grazia in te, sei tu che me l'hai data, così, semplicemente, accettare come dei bambini quello che Dio ci ha dato, quello che i nostri genitori, nostro padre ci dà, così, semplicemente perché voleva darcelo. Quindi con questa semplicità cantiamo questo inno.
al potente tuo amore. Voglio stare con te, fare la tua volontà, vivere con il tuo amore. Parole semplici, ma anche molto molto poco semplici. Ma vogliamo stare vicino a Dio, vogliamo stare vicino a Lui, ascoltare la sua voce, fare la sua volontà, conoscerlo. Come un amico, come una persona che vediamo tutti i giorni, come un fidanzato, un marito, una moglie, come abbiamo detto prima. Vicino a te voglio stare, ascoltare la tua voce, conoscerti. Voglio essere io un riflesso del tuo amore. Vivere nella tua volontà. Di nuovo, diciamo queste parole con la semplicità con cui le leggiamo. Poi lo sappiamo che effettivamente vivere una vita così ha tutto l'impegno che richiede, ma oggi diciamolo come loro. Confidare in te.
quanti noi vogliamo arrenderci davanti a te, perché tu sei il nostro buon pastore. Tu ci conduci, oh Signore, come il pastore conduce le sue leggi. E dove potremmo andare, oh Signore, se non stessimo sempre vicino a te, vicino al tuo cuore, perché tu sei colui che ci hai salvati, che conosce il nostro cuore. E da, solo da te potremo ricevere la pastura che ci occorre, oh Signore, perché abbiamo bisogno, Signore, che tu ci fasci della tua parola, che la tua parola è tu, Signore, perciò fascici di te stesso, Signore. E se ora i nostri passi ci conducono alle nostre parti, oh Signore, il nostro cuore non si allontani mai da te, ma viva, viva per te, per la tua vita, per la vita che tu hai dato a noi. Grazie. Amen. E quindi grazie di essere stati con noi questa domenica, grazie a chi ha lavorato, per cui tutti quelli che si occupano delle varie classi di bambini e ragazzini, loro stessi che hanno lavorato. E grazie a tutti voi di essere stati presenti e di aver ascoltato quello che c'è da ascoltare stamattina. Mentre ascoltavo, a parte che mi sono venuti in mente almeno un paio di prediche che vi riproporrò magari qualche domenica a venire, e in mente che forse ci sarebbe potuta essere anche un'altra matrice, adulti, bambini, e cioè che differenza c'è tra un adulto, tra un bambino e un adulto? Qual è la differenza tra un adulto e un bambino? Una delle risposte che mi sono dato mentre ero seduto lì dietro è quello che succede tra quando sei bambino e quando diventi adulto. Tutto quello che succede in mezzo è quello che si aggiunge sopra il bambino, si creano degli strati, no? E poi aggiungi strati a strati a strati e diventi così, e anche così, a forza di aggiungere strati. Quindi sono queste cose che Dio ci dice: se voi ve le toglieste, sareste come vi vorrei. Per cui non credo che Dio intenda che io mi tolga, per esempio, gli studi che ho fatto. Forse qualcosina sì. Non credo che dica che Dio intenda togliere le esperienze professionali che ho fatto. Però appena lo dico me ne vengono subito in mente due o tre che effettivamente invece forse sì. Ok? Tutto quello che si è venuto aggiungere, le aspettative, la religione. Un bambino non pensa che religione è, un bambino pensa di chiederlo a Dio e glielo chiede. Ecco, tutto il resto che ci ho aggiunto sopra, i modi, i tempi, diciamo le categorie, i contenitori, ce l'ho aggiunti, me l'hanno dati i miei genitori, me l'avete dati voi, ve l'ho dati io a voi. Ecco, una delle lezioni di stamattina è proprio quello di, che Dio dice: adesso prendi i contenitori di tutte queste cose che ci hai aggiunte negli anni e guarda cosa c'è dentro, perché quello che c'è dentro mi interessa, dice Dio, il resto se te lo togli è meglio, se te lo togli è meglio. No, non volevo usare la parola sovrastruttura, ma effettivamente è proprio quello a cui stavo pensando, cioè questi spessori che si aggiungono, no? Cioè qual è il nocciolo? Se il nocciolo, se il mio nocciolo è venire alle 10 in via Morin 1, se il mio nocciolo è, no, non lo so quale sia, qual è il nocciolo? Se tolgo tutto, che cosa rimane? Questa è la domanda, è quello che sottintende colui che mi ha parlato stamattina. Se tolgo tutto, cosa rimane? Se mi levassero tutto,
ancora più interessante come domanda, per cosa combatterei? Che è anche un po' una chiacchierata che faccio con tanti amici, battute a parte, sui tutte queste problematiche Novax, Vax, oppressioni, obblighi, eccetera. Ok, ma se mi tolgono tutto, alla fine, qual è la cosa a cui mi afferrerei davvero? Ecco, quella cosa lì, che ti è venuta in mente adesso, è quella di cui parla Dio. Probabilmente è una cosa che a un certo punto finirà, e lo dico perché anch'io penso a tante cose per cui combatterei davvero, ok? Molte di queste prima o poi smettono, ma ce n'è una no, ed è lì che Dio dice: guarda, non ci sta a perdere tanto tempo, sii come un bambino, togli le sovrastrutture di cui parla Gianni, gli strati, perché alla fine comunque te li togli alla fine, ok? E quindi lasciali perdere, perché vai, vai, occupati veramente della cosa importante. E così, ve l'ho detto che mi sono venuto in mente almeno un paio di prediche e me le sono, perché siccome anch'io ho una certa età, me le sono scritte tutte qua, così tra qualche domenica ve le ripropongo. Invece questa domenica, detto questo, è il momento degli annunci. La pandemia ci ha imposto di utilizzare dei modi di fare diversi, e un po' l'abbiamo fatto anche volentieri, perché comunque bisogna poter cambiare, e quindi il nostro incontro di preghiera settimanale si è trasferito ormai da tempo su WhatsApp. Poi non so che cosa succederà dopo, i tempi ricambieranno e ricambieremo anche noi, magari alle 8 tutti insieme sulla nostra chat. Siamo veramente tantissimi, ma c'è posto anche per te, se ne hai voglia chiedicelo e ti facciamo entrare mercoledì alle ore 19. Abbiamo iniziato anche qua in tempi di pandemia questo studio. È chiaro che se c'è una cosa che nella tua vita ti interessa, vuoi saperne un pochino di più, e uno dei modi di saperne un pochino di più è prendere quella cosa e guardarci dentro. Ok? E questo è esattamente quello che facciamo. L'abbiamo chiamato A Spasso con Gesù perché non volevamo e non vogliamo dare l'impressione che sia lo studio biblico. Ok? No, è A Spasso con Gesù. Ma è anche quello, è tutte e due. È una cosa che deve essere anche piacevole, deve avere un formato che non ammazza la gente a martellate dopo 5 minuti. Ok? Deve essere così. Deve essere così, perché nulla dice che la Bibbia deve essere noiosa. Non è vero. Torniamo al discorso dei bambini. Ma chi l'ha detto? Non è vero. E qui scopriamo anche che non è vero, che ci sono un sacco di cose interessanti, che andando a spasso, con l'atteggiamento di chi va a spasso, oh guarda qua, oh guarda là, e vengono fuori anche argomenti massicci e poderosi. Mercoledì alle ore 19 stiamo per finire il Vangelo di Luca, stiamo per finire il Vangelo di Luca, siamo veramente agli sgoccioli della vita di Gesù, siamo direi già entrati nel venerdì, sì, siamo già entrati nel venerdì, per cui è lì, qualche ora e Gesù morirà sulla croce, ed è impossibile non sentire il pathos, la tensione di questa storia, no? E poi passeggeremo con lui lungo queste strade veramente poco piacevoli, e così, e poi passeggeremo con lui, entreremo con lui nella tomba e ne usciremo, come effettivamente è successo a chi di noi crede che Gesù è morto per i suoi peccati, senza tanti fronzoli. E poi, chissà, forse dopo continueremo a passeggiare con i discepoli in Atti, l'ho già detto 2 o 3 volte, forse sì, forse no, vedremo cosa succederà. L'ultima domenica del mese di gennaio, la Chiesa, l'Associazione della Promessa, si riunisce in assemblea. Tutti gli anni lo preparano delle persone diverse, quest'anno l'ha preparato Gianni Arosio. Ci sono alcune cose cardini da dire,
che devono essere dette, e infatti anche quest'anno le diremo, ma poi ce ne sono tutto un sacco di altre che ogni volta cambiano, si parla di questo, si parla di quello, e anche quest'anno avremo questo approccio. La mattina ci sarà il culto normalmente, in cui durante il quale predicherà Mihai, poi ci sarà una breve sosta, chi si mangerà un panino qua, chi andrà a mangiarsi una pizza, ma faremo quello che vorremo e che di cui ci sentiremo, e alle 14.30 inizia l'assemblea di chiesa. Vuol dire che saremo qua verso le 14.10, due chiacchiere, eccetera, eccetera, e alle 14.30, l'ho detto? Alle 14.30? Alle 14.30 inizia l'assemblea di chiesa. Se non ci sei, ti sei perso l'inizio. E la legislazione attuale impone il Green Pass rafforzato, per cui se non ce l'hai, procuratelo, nel senso fai i vaccini, fai quello che devi fare, segui le procedure, ma arriva col Green Pass rafforzato che verificheremo, ci è richiesto, e la mascherina FFP2, per cui vieni dotato di queste, di questi presidi previsti dalla norma. Abbiamo cercato di, quando ne parlavamo del gruppo, abbiamo cercato di risalire a chi fosse sto ma chi è? Ma qualcuno lo conosce? No, è apparso questo nome, non sappiamo chi sia. Comunque, in caso, tanti auguri Emanuele. E basta? Grazie mille, grazie mille, grazie mille e buona domenica.